Ma ragazzi, ma le case in Giappone sono piccole perché ci sono tanti di quei video su internet, su YouTube, in giro, dove fanno vedere che in Giappone si può vivere anche in appartamenti di 9 metri qua. 9 metri qua. Assurdo. Ma vi devo spiegare come è la situazione, nel senso che, allora, se parliamo di città, gli spazi sono quelli che sono. Non è che l'edificio lo rifanno nuovo dalla sera alla mattina, anche perché economicamente costa. Quindi che succede? Molti edifici sono vecchi, la struttura è vecchia e viene ristrutturata all'interno, rimodernizzato all'interno. Si paga l'affitto in base a dove ovviamente l'appartamento si trova, che sia vicino alla stazione, vicino alla metropolitana, vicino alla fermata degli autobus. Se è vicino all'alimentare, se è facile, cioè se non sei isolato, se ti puoi muovere a piedi, nella zona dove si trova la casa è fattibile fare shopping, fare la spesa, le scuole, tutte queste cose qua incidono sul prezzo in sé per sé. Di solito in media un salary man, no? Una persona che non ha famiglia non deve vivere mica 100 metri quadri, quindi cosa fa? Va a cercare questi appartamenti di 20 metri quadri, 18, 15, 20 massimo, perché per risparmiare. Poi dipende per quale azienda lavora. Un'azienda giapponese, se è grande, può anche pagare un parte dell'affitto, a volte può coprire il 40%. Ci sono aziende che hanno proprio le case di loro proprietà e le danno tipo non mica a tutti, danno tipo a persona, a chi fa il manager, no? Quindi chi ha un ruolo molto, molto, molto importante, alcune aziende gli possono dare la casa. L'azienda per cui lavoro io, alcuni colleghi supervisori che non sono di Sendai, mi ha dato un appartamento convenzionato e pagano 120-140 euro al mese, cioè non è niente. Però mia moglie diceva che quando ti mandano a fare, ti trasferiscono in un'altra filiale da un'altra parte, no? Le aziende danno l'appartamento in parte pagato. Ovviamente se uno si sposta leggermente nella zona centrale, come ho fatto io, ma poi non parliamo mica di, sa, di quando ti devi spostare, un paio di fermate, le case cominciano a diventare più grandi, c'è più spazio, c'è più tranquillità e se hai bambini, tutto guadagnato. Perché li fai crescere in un ambiente molto, secondo me, molto più sano che sto rumore H24 di traffico, casino, gente. Una delle cose che mi fa un po' tristezza a me, quando vedo che portano gli asili, no? O gli asili nido qua nelle città, nei centri città, portano i bambini in giro nei marciapiedi a respirare gli scarichi delle auto, no? E vedo mia figlia invece che sta in una struttura al chiuso, circondata dal verde, con una collina di proprietà, cioè una foresta di proprietà, dove fanno attività all'aperto, dove sono la natura, possono giocare con gli animali. Mi dice, ma perché te ne vuoi ti allontani dal centro? Perché molti giapponesi non vorrebbero vivere in centro città? Chi lo fa perché non c'ha scelta. Ma se hanno famiglia, la gente si sposta. Perché la qualità della vita cambia, non c'è paragone. Devi avere un motivo veramente grosso che ti deve spingere a stare in città se c'è famiglia. Anche perché le case grosse non ne hai, quindi se pagherai un affitto assurdo per appartamenti del 99% in condominio, quindi c'è pure il costo del condominio, il costo di mantenimento, tutte le spese che ne vengono. Parcheggi non ne hai, quindi devi aggiungere il costo del parcheggio. Io ho casa, ma l'ho comprata, l'avete visto quel video, non l'ha visto, cioè, trovate sopra alla pagina, messo là in rilievo. Io ho due parcheggi di proprietà, perché qua in Giappone se vuoi avere una macchina devi avere un parcheggio o privato o di proprietà. Quindi devi cacciare i soldi per un parcheggio. Quindi non solo tu affitti un appartamento qua in città, poi devi pagare l'affitto, devi pagare il posteggio auto, devi pagare il mantenimento del condominio. È un quantino di soldi che vanno per comunque non vivere, non goderti bene, perché se stai in 50 metri quadri sei limitato. Io lo vedo con due bambini. Lo spazio è quello che è. È casa mia, 140 metri quadri. E ho le stanze libere sopra, cioè, per fortuna. Metti caso che non c'ho una stanza. Un giorno, se mia figlia, quando arriva il momento, mia figlia vuole la cameretta sua, che faccio? Se vivi in 60-70 metri quadri, seconda annata, non hai spazio. Quindi questo qua. Sì, la risposta è, le case in Giappone sono piccole, alcune, nelle città, perché come tutte le città del mondo,
non si possono costruire appartamenti individuali o villettine individuali, non c'è, lo spazio è quello che è, il terreno e il suolo costa l'ira di Dio. Quindi cosa si fa? Grattacieli, palazzi enormi pieni di appartamenti piccoli. Questo è l'unico modo che fa soldi in città. E chi sta in città è condizionato a vivere in quel contesto là, con gli spazi che lui che sono. Io stavo in 75 metri quadri prima di comprare casa. Però poi alla fine, no? Ti rendi conto che il condominio a me non piace. Vivo in condominio. Volevo la casa mia nostra indipendente. E è stata la scelta migliore che abbiamo fatto al momento. Però se voi venite in Giappone, siete studenti, share house, appartamenti piccoli vanno bene. Se trovate un lavoro qua, prendete un appartamento piccolo giusto perché vi serve per cambiare, vi fate una doccia. Non vi serve la casa grande se siete soli. Però quando cominciate a mettere famiglia, uno deve valutare bene cosa deve fare. Perché gli spazi, sa cosa servono? Servono a liberare la testa e non farvi stressare. Fidatevi che vi stressate, perché poi state in spazi piccoli. Se avete bambini che giocano e urlano, non avete mai pace. Boh, raga, non ci becchiamo, va. Quanto sta chiacchierata, com'è casa vostra? Grande, piccola? Fatemelo sapere nei commenti sotto il video.